Grazie e buon lavoro. Anche in questo caso vedremo i giovani delle varie razze suddivisi in base al raggruppamento di appartenenza. Cane da pastore della Voie, cane da pastore scozzese a pelo lungo, pastore australiano, Shepherd Horse, Australian Cattle Dog, cane da pastore belga Malinois, pastore scozzese Shetland. E perché? Welsh Corgi Pembroke. Ed ecco quindi i primi finalisti, dai cani da pastore, il cane da pastore della Brie e l'Australian Catalog. Per i cani di tipo Pinscher, Schnauzer, Molossoidi e Bovari Svizzeri, la Lano Blu, il cane corso, il Bull Mastiff, il Tibetan Mastiff, il Dog de Bordeaux, il pastore del Caucaso, il terrier nero russo, il bovaro del Bernese, il pastore di Charplanina, il Broholmer, lo schnauzer gigante, lo Sharpei, lo schnauzer medio pepe sale, lo schnauzer medio nero, lo schnauzer nano nero argento, lo schnauzer nano pepe sale. Numeroso questo secondo raggruppamento, il nostro giudice Pietro Paolo Condò ha molto lavoro per scegliere i due finalisti. Anche in questo caso, infatti, avremo una preselezione che si scontrerà poi con gli altri finalisti provenienti dagli altri raggruppamenti. Quindi che siamo pronti, qualche istante per liberare il ring. Finalisti Bull Mastiff e cane corso, Irish Kerry Blue Terrier, American Staffordshire Terrier, Wire Fox Terrier, Welsh Terrier, Parson Russell Terrier, Cairn Terrier, Jack Russell Terrier, Norfolk Terrier, Yorkshire Terrier.
Eccoci quindi pronti per i bassotti. Bassotto standard a pelo corto, standard nano a pelo duro, canichen a pelo corto. Quinto raggruppamento Alaska and Malamute. Samoyedo. Siberian Husky. Cane da orso della Karelia. American Akita. Keisonden. Lapin Koira. Basenji. Shiba Inu. Volpino italiano. Spitz piccolo. Ed eccoci pronti per il sesto raggruppamento, Bloodhound Shanty Sanubea. Rhodesian Ridgeback, Dalmata, Basset Hound. E siamo quindi pronti per il settimo raggruppamento, Bracco di Weimar a pelo corto, spinone italiano roano marrone, bracco italiano bianco arancio, per i cani da ferma. Per l'ottavo raggruppamento, Labrador Retriever, Golden Retriever, Flat Coated Retriever, Curly Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, English Springer Spaniel, Lagotto, Romagnolo, Perro de Agua Espagnol, Cocker Spaniel Inglese, Cocker Americano. Thank you.
preselezione per il Labrador e un grazie agli altri finalisti. Eccoci quindi pronti con i cani da compagnia, Barbone Nano Rosso, Cane Nudo Cinese del Ciuffo Piumino di Cipria, Bichon Frise, King Charles Spaniel, Boston Terrier, Bulldog Francese, Carlino, Cavalier King Charles Spaniel, Shih Tzu, Chihuahua pelo lungo, Chihuahua pelo corto. Il Carlino e un grazie agli altri splendidi soggetti del nono raggruppamento Cuccioloni. Siamo pronti per l'ultimo raggruppamento giovani, scusate, Irish Wolfhound, Borzoi, Levrero Afgano, Salucchi, Greyhound, Whippet, piccolo levrero italiano. Veterani nel pre-ring, grazie. Ed ecco scelto il levrero afghano, un applauso agli altri giovani levrieri. Mettetevi in ordine di altezza per cortesia. Avanti, Bloodhound. Signori, facciamo un applauso agli splendidi finalisti, i migliori giovani dell'esposizione internazionale canina di Parma qui nei padiglioni della fiera di Reggio Emilia, grazie a questa collaborazione tra il gruppo cinofilo parmense e il gruppo cinofilo reggiano. Attention please, best veteran in collecting ring, thank you. Ulteriore selezione, afghano, Bull Mastiff, Alaskan Malamute, Irish Kerry Blue, Jack Russell Terrier. Un grande applauso ancora per i nostri giovani. Afghano, Bull Mastiff, Bracco italiano bianco e arancio,
Alaskan Malamute, Irish Cariblo, Jack Russell Terrier. Terzo posto per il Gamekeeper Dog. Gamekeeper Dog? Bull Mastiff? Terzo posto. Secondo posto per Bracco Italiano. Fammi vedere chi ha vinto. Vince il Levriero Afgano! Abbiamo conosciuto la nostra giudice per il Junior Handling ed ora la ritroviamo come giudice unico per i miglior veterani dell'esposizione internazionale di Parma. Dalla Slovacchia, Viera Vitkova, che ringraziamo per essere qui con noi. Ed ecco voi i veterani.